Ciao, buongiorno, sono Gianluca Spadoni, venerdì, poi mi parliamo di network. Venerdì scorso ho toccato un tema, e poi l'ho fatto anche in diretta, tra l'altro anche oggi a Luna saremo in diretta insieme, se ti va, e ho parlato di come fare nei primi giorni, nei primi mesi, come e perché le persone smettono, come e perché le persone vanno avanti, fanno, che cosa fa sì che li tiene in vita. E se ti ricordi, se hai visto il video, te lo metto anche in didascalia, ho detto che all'inizio, prima di istruire, prima di formare, prima di, dobbiamo farli innamorare. Come se un bambino inizia a fare uno sport, come se un bambino inizia a giocare a calcio, a tennis, a pallavolo, prima delle regole, prima del professionismo, ovviamente c'è tutta la parte di innamoramento dello sport. Qualcuno mi ha detto, quindi Gianluca, come si fa? Allora, mi permetto di metterti qua tre elementi, poi lo approfondiamo oggi in diretta, se ti va. Come si fa? Lavora sulla relazione, cioè state vicino alle persone, passateci una colazione insieme, pranzateci e ricordatevi che le persone non lavorano mai con le aziende, non lavorano mai per un piano marketing, non lavorano mai per un brand. Le persone lavorano con le persone, scelgono le persone, quindi hanno bisogno di vicinanza, hanno bisogno di conoscenza, hanno bisogno di essere trascinati. Due, cercate veramente di comprendere che la maggior parte delle persone inizia un'attività come la nostra per l'aspetto del coinvolgimento, quindi il team, quindi lo stare insieme, quindi gli eventi, quindi il divertimento, quindi tutto quello che raramente fuori da un mondo come quello del network c'è e che invece qua è un aspetto determinante, anzi spesso c'è solo esclusivamente in ambiti sportivi, invece qua le dinamiche di gruppo, di squadra, di spogliatoio si replicano. E ricordiamoci che abbiamo bisogno di noi, che le persone sono felici quando fanno parte di una squadra, quando si sentono importanti, quando si sentono utili per un qualcosa di più grande, per un team. E quindi questo aspetto, no, empatico, questo aspetto di coinvolgimento. Terzo e ultimo elemento, ricordatevi che la genialità del network è fatta dal fatto che i fatturati vengono tradotti in punti. Perché questi punti fanno la differenza? Perché i punti ci riportano al gioco, i punti ci riportano spessissimo ai videogiochi. E pensate da ragazzini quanto ci ingarellavamo, ci intrippavamo per fare il muro successivo, per i punti che andavamo ad accumulare. Ecco, anche qua questo aspetto, dall'inizio far capire come funzionano i punteggi, come funzionano i primi livelli, i primi passi, come funziona il prodotto che vendi, il servizio che vendi, come genera questi punteggi, far comprendere loro lo sviluppo. Ecco, ci sono questo aspetto qua, è un aspetto che coinvolge, è un aspetto che ingarella. Ti ho dato tre elementi pratici che poi approfondiremo anche oggi, se ti va, e se ti va utilizzali, falli girare, falli arrivare ai tuoi collaboratori, perché non sono solo per te, sono per tutti quelli che vogliono aumentare la longevità dei collaboratori, diminuire la mortalità nei primi mesi, facendo sì che le persone all'inizio, soprattutto all'inizio, si divertano. Dai, dai che ce la facciamo!